Allora, buonasera a tutti e a tutte. Allora, parto dal titolo della mia relazione, Propaganda imperiale. Peraltro non ricordo se l'abbia scelto io o me l'hanno affidato, però mi pare calzante e vorrei intanto capire perché è importante l'aggettivo imperiale. Visconte Emanuele, che nell'introduzione al suo volume In Terra d'Africa, dice che l'utilizzo del termine impero per definire la corona d'Etiopia aveva scopi prettamente politici, segnare la differenza rispetto alla colonia dell'Italia liberale, collegando questa nuova posizione all'impero di Roma, dare all'Italia quel prestigio internazionale che ancora non aveva avuto, dare luogo a una campagna propagandistica senza precedenti, utile a rafforzare il consenso interno, portare avanti quel processo di rigenerazione degli italiani che si poneva come obiettivo finale. Allora, qui vorrei soffermarmi sul terzo punto che Emanuele solleva, cioè questa campagna propagandistica sia in ambito interno che in ambito esterno. Allora, ieri si parlava a lungo, anche stamattina in realtà, di continuità e discontinuità. Allora, io credo che con la guerra di Etiopia e in qualche modo con gli anni 34-35 ci sia un cambio di passo. Proviamo a capire in che modo, se ciò sia vero o meno, e proverò a occuparmi prima della quella che chiamo la struttura della propaganda, poi gli strumenti utilizzati, infine i temi. Poi se ho un po' di tempo ancora, o forse no, provo a interrogarmi sul bila che bilancio possiamo dare della propaganda. Allora, per quanto riguarda la struttura, bisogna un pochino allargare lo sguardo, perché nel 33, agosto del 33, Ciano viene nominato capo ufficio stampa del capo del governo, e Cannistaro sostiene che è un elemento importante questo, Mussolini vuole un uomo di sua fiducia in questo posto, è in qualche modo un primo collegamento dell'incontro avvenuto con Goebbels che Mussolini prova un po' a riprodurre in Italia quanto sta accadendo in Germania. Settembre 1934 l'ufficio stampa diventa sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, le divisioni, le tre sezioni diventano divisioni, stampa italiana, stampa estera e propaganda, e viene affiancata una quarta direzione, quella per la cinematografia. Giugno 1935 sottosegretariato diventa ministero, quindi è chiaro che si va verso un controllo forte, è vero quello che diceva Emanuele ovviamente della pluralità, però il tentativo di un controllo forte da parte del governo sulla propaganda. Peraltro questo percorso di controllo viene affiancato da un altro tipo di trend, che è quello che inizia con il giugno 33, con il regio decreto legge del numero 1176, con il quale viene attivata una rete capillare di centri di propaganda sul territorio nazionale, in modo tale che quindi c'è un progetto di controllo, ma anche di diffusione progressiva sul territorio. È un processo quindi che giunge a compimento nel 1935, quando fondamentalmente con la guerra di Etiopia, qui scomodiamo anch'io Adolfo Mignemi, perché fondamentalmente lui sostiene che questo sia il primo banco di prova di una propaganda gestita in modo così centralizzato. Allora, quali sono gli strumenti attraverso cui avviene la propaganda? Come dicono Valeria De Flano, pubblicitata, che non vedo, e Nicola Labanca, sostanzialmente sono tre, direi, provo a interpretarli, i processi significativi che permettono questo processo di centralizzazione. Allora, quella che Valeria chiama la irregimentazione rispetto allo spontaneismo liberale, quindi progressivo. Mettere le mani sulla propaganda, quindi controllarla, la volgarizzazione e quindi utilizzare temi che arrivino volgarmente a chi non è esperto, e poi l'accelerazione, e quindi l'idea di aumentare gli strumenti, le iniziative e le organizzazioni con questo cambio di passo che poi Nicola più volte, di cui Nicola più volte parla. Quali sono gli strumenti che la propaganda utilizza? Beh, sono molti, peraltro non ne ho già citati vari. Credo, qui dovrei insomma riflettere un pochino meglio probabilmente, che in quelle che sto per citare c'è comunque un cambio di passo con il 35, la stampa, poi Valeria mi confermerà almeno se ciò è vero, però la diffusione di riviste coloniali che inizia già negli anni 20 ha un'accelerazione con metà anni 30, una messe di riviste che devono appunto fare quello che ho detto prima, questo processo di arrivare alla popolazione volgarizzando i temi. Brochure e volantini che vengono distribuiti in maniera massiccia in ambito internazionale. Ora, qui chiaramente le fonti possono essere fuorvianti, perché può anche darsi che ci fossero molti volantini prima che io non ho trovato, però
Però mi pare che, guardando, come voi sapete, immagino, mi sono occupato di Radio Bari, poi dirò bene che cos'è, negli archivi italiani e stranieri che hanno raccolto le sedi consolari diplomatiche, questi volantini, ce ne sono moltissimi che hanno a che fare con 3536, e quindi un aumento in questo senso di brochure e volantini. Il cinema, vari documentari, poi Ermanno qui può commentare ovviamente, cito su tutti Abissinia, che ha una serie di temi su cui poi torno più avanti. I musei hanno anche un'accelerazione, perché nel 1935 quello che era il museo aperto nel 1923 presso il Museo delle Colonie viene ampliato e confluisce nel neonato Museo Coloniale di Roma. E poi la radio, che a metà anni 30, complici varie questioni, intanto l'aspetto tecnologico, il fatto che ci sia progressivamente un miglioramento dei mezzi, soprattutto in termini di arrivo del mezzo in luoghi più lontani, e poi il fatto che il fascismo inizia a propagandare in diverse lingue. Con il 32 si apre questa stazione a Bari, 34 trasmissioni in albanese e poi arabo, e poi moltissime altre lingue. Ecco, uno dei grandi limiti della mia relazione è che chiaramente andrebbero viste poi le altre lingue per capire un po' che tipi di temi venissero trattati nelle trasmissioni radio in tutte le altre lingue. Chiaramente, non l'ho detto, questa Cavrocchi se n'è occupata, una parte della propaganda è chiaramente rivolta agli italiani all'estero, che però direi tralasciamo anche perché è una propaganda di altro tipo. Quali sono i temi della propaganda? E qui mi piacerebbe provare a fare un confronto fra i temi di propaganda interna e quelli di propaganda estera. La mia idea è che sostanzialmente, con qualche aggiustamento, non c'è una sostanziale differenza, che è un po' paradossale ovviamente, perché dire alcune cose per un pubblico interno e per un pubblico estero è chiaramente un po' strano, però più o meno siamo lì. Allora, per capire che tipo di temi vengono trattati, penso che sia utile come punto di partenza un telegramma che Dino Alfieri invia a Ciano l'11 ottobre del 1935, in cui Alfieri dice: queste secondo me devono essere indicazioni di come propagandare all'estero la guerra d'Etiopia. E quindi deve essere presentata, ce ne sono molte, ci sono alcuni passaggi che mi sembrano interessanti. Intanto, primo punto, deve essere detto più e più volte che la guerra d'Etiopia è una risposta alla necessaria, all'intensificata operazione bellica etiope. Deve essere smentito l'utilizzo dei gas, deve essere sostenuto come gli etiopi abbiano accolto gli italiani come liberatori, perché hanno tolto la schiavitù e hanno portato una serie di grandi benefici. Deve essere presentata l'opera appunto benefica degli italiani in temi di creazione delle strade, fine della miseria, superamento dello stato dell'abbandono in cui versava il paese. E già questo telegramma mi pare sia con limiti, insomma, si intersechi bene con quello che Nicola ha definito i principali temi della campagna di Etiopia in Italia. Su tutti la missione civilizzatrice, su cui chiaramente torno, e poi temi che non ho in realtà trovato troppo all'estero, il diritto dell'Italia sovrappopolata ad avere il proprio posto al sole e l'ipocrisia di Francia e Gran Bretagna che avevano un impero coloniale ma volevano bloccare l'Italia ad avere il suo. Parto proprio da quest'ultimo, cioè il punto del diritto dell'Italia sovrappopolata ad avere un posto al sole. Allora, quello che possiamo chiamare il tema demografico è un tema importante nella propaganda. Roberta Perger, nel suo volume Mussolini's Nation Empire, che si occupa specificamente del popolamento delle zone di frontiera e anche della Libia, e dice che un tema fondamentale per la propaganda interna è proprio questo, cioè l'idea che le colonie servano come valvola di sfogo per la sovrappopolazione. Emanuele, il più recente volume, molto bello, è il colonialismo degli italiani, in cui appunto legge il colonialismo degli italiani all'interno del prisma di settler colonialism, dice che più che propaganda questo è uno strumento centrale, cioè è come tutti i poi settler colonialism fanno, cioè di trasferire popolazione che serve per controllare quel territorio e quindi garantirne l'occupazione e il controllo. Non voglio scomodare, ma chiaramente è un prisma che peraltro Lorenzo Veracini, pure citato, applica chiaramente al contesto israeliano, però questo ci porterebbe lontano. Ah, questo tema appare o non appare nella propaganda estera, verso l'esterno? Allora, fermo restando che appunto hanno fatto un lavoro un po' più ampio, io mi concentro su Radio Bari, in realtà diciamo questo punto appare, mi verrebbe da dire sorprendentemente appare, perché
perché anche se non c'è un riferimento alla battaglia demografica, c'è però ci sono vari riferimenti alla presenza di coloni, cosa mi verrebbe dire un po' paradossale che si dica nelle trasmissioni in lingua araba e si nominano più e più volte l'arrivo di coloni a popolare alcune zone, per esempio della Libia. Faccio una citazione del novembre del 39, in cui la radio afferma, spero di leggerla lentamente, sia da Tripoli che l'inizio dell'anno diciottesimo della fascista, che ha segnato l'immissione di altri migliaia di coloni nei poderi apprestati secondo il piano straordinario di valorizzazione della Libia, è caratterizzato in tutta la Libia dall'intenso ritmo di lavoro in ogni settore. Dalla costa al Sahara, ovunque, i valorosi tecnici di forti lavoratori italiani e arabi continuano a creare centri di vita ed ampliare quelli esistenti, aggiungendo nuove opere di civiltà nei differenti centri urbani, scavando nelle misce della terra per la ricerca di quell'elemento prezioso che è l'acqua. Da decine e decine di pozzi sgorga oggi quest'acqua vivificatrice e fecondatrice, portata alla luce con la genialità italiana e il lavoro italiano e arabo. È una situazione che ha tantissime cose e si potrebbe dire molto. È chiaro che quello che emerge è intanto la missione civilizzatrice, e quindi, come dire, l'idea che l'arrivo dei pionieri possa rappresentare un problema viene sorvolato, perché è la missione civilizzatrice che chiaramente giustifica l'operato italiano. Si parla peraltro di forti lavoratori italiani arabi che contribuiscono insieme a sviluppo e progresso, tema che peraltro torna altre volte. Anche nel caso dell'Albania si cita l'idea dell'arrivo dei lavoratori italiani che contribuiranno allo sviluppo del paese. Allora, questo peraltro, questa idea anche dell'acqua vivificatrice e fecondatrice è un tema ricorrente. Emanuele Prato c'è nel suo lume, Loredana Polezzi ci ha lavorato sulle cartoline coloniali. Quello che è interessante è questo, cioè il fatto che l'elemento chiave è la generalità da un lato e il lavoro dall'altro. Cioè c'è chiaramente una missione civilizzatrice che si compie perché c'è una capacità modernizzatrice dell'Italia, e c'è anche il duro lavoro degli italiani. E questo è interessante perché in qualche modo fa parte di quella visione di Mussolini stesso di un imperialismo proletario. Finkelstein ha lavorato su questo e fondamentalmente sottolinea che per questa ragione Mussolini presentava l'imperialismo italiano come una guerra di civiltà e di liberazione, una guerra dei poveri, dei diseredati e dei proletari. Quindi più volte c'è l'idea che gli italiani vadano a lavorare accanto agli arabi di comune accordo per uno sviluppo del paese. Altro tema importante che c'è nella propaganda esterna è la Roma imperiale, come peraltro appunto appena detto Emanuele. Chiaramente potrei sbagliarmi, anche perché le trasmissioni radio poi sono registrate, trascritte da vari pezzi, quindi possono anche mancare, però direi che l'espressione Mare Nostrum non compare mai. Quello che però compare invece è alcune volte il richiamo a Roma. Peraltro nel ottobre del 40 viene, settembre ottobre 40, viene letto alla radio, tradotto in arabo, un articolo che Federzoni scrive sulla rivista Africa Italiana, articolo che si chiama L'amico Egitto, che viene tradotto e presentato fondamentalmente pari pari, almeno confrontando il testo italiano con la trascrizione che i britannici fanno della trasmissione radio in due puntate, e qui sostanzialmente due puntate, 27 settembre e 11 ottobre, in cui fondamentalmente si parla del contributo della comunità italiana alla rinascita egiziana, gli ottimi rapporti con la popolazione, il sostegno tra monarchia, il dialogo tra monarchia sabauda e monarchia egiziana, e poi si chiude affermando: Egitto e Italia hanno l'onore di poter dire che il Mediterraneo appartiene a loro. Poi più avanti, la politica di Mussolini consiste, cito, nel liberare il debole Egitto dalla tirannia e dell'oppressione britannica, e questo permette all'Italia e all'Egitto di contribuire alla civilizzazione del Mediterraneo. Quindi c'è questo riferimento alla Roma, c'è riferimento nuovamente alla missione civilizzatrice. È chiaro che emerge ovviamente la contraddizione
trasferire tale e quale un articolo per un pubblico italiano a un pubblico straniero, fermo restando che nell'Egitto c'era tutta una serie di articoli che apparivano nella stampa di grande opposizione all'Italia. Qui insomma andrebbero scomparsi un po' di autori, però in realtà dal Partito Liberale Waft, altri partiti, inclusa la Fratellanza Musulmana, leggendo quello che fanno autori israeliani, in particolare Israel Gershoni, in realtà c'è un timore da parte anche della Fratellanza Musulmana, che poi esposta sarà detta essere in realtà filonazista, verso l'Italia e la Germania, e in realtà comunque la citazione della presenza britannica come comunque migliore rispetto a quella italiana. Terzo importante tema è quello dell'antisemitismo. Ora, mi spiace che Michele sia andato via. Quanto l'antisemitismo è presente nella propaganda imperiale? E in realtà qui già nel 1935, in coincidenza con l'autunno del 1935, appaiono alcune notizie con riferimenti anti-ebraici. Peraltro sono due articoli che riguardano la Palestina, in cui si dice più o meno, taglio, che sostanzialmente gli ebrei vogliono diventare padroni della Palestina e vogliono allontanare gli arabi. Allora, questo è un dato importante che peraltro anche la Francia, che ascolta le trasmissioni, segnala, che fondamentalmente dice: beh, ci aspettavamo che prima o poi, a forza di sostegno al terrorismo arabo, Radio Bari includesse temi antiebraici. Quindi nel 1935, anche nel 1936, ci sono dei riferimenti. La radio, la propaganda estera, in realtà è un po' più lenta a registrare le leggi razziali. Allora, Mariana Matarbonucci dice nel suo volume che il culmine della propaganda antisemita è nel 1938. In realtà poi non c'è questo, non si torna mai ai culmini del 1938. In realtà nelle trasmissioni arabe è un crescendo. Cioè nel 38 chiaramente c'è, ma poi, e lo diceva in qualche modo Lucio Cicci stamattina, il 41, in realtà il vero passaggio è il 41, perché nel 41 l'antisemitismo diventa centrale nell'altro tema su cui mi soffermo, che è la costruzione del nemico. E qui torna tutto sostanzialmente, perché si può finalmente, si può attaccare pesantemente americani e sovietici, il cui grande collante è chiaramente il disegno ebraico. Lo diceva anche ieri Valeria, la guerra è una guerra ebraica e sarà voluta dagli ebrei, e l'obiettivo è la dominazione del mondo e in particolare il Medio Oriente. Quindi è chiaro che l'aspetto della Palestina torna, e questo è funzionato a tante cose, il sostegno agli arabi, l'attacco al disegno sionista in Israele, in Palestina, la stoccata della Gran Bretagna. È interessante che, come dire, in questo che chiamerei delirio, perché realmente non ho altri termini, anche perché la guerra chiaramente sta andando male, peraltro le notizie dai fronti di guerra sono molto scarse. Questo è uno dei grandi problemi delle trasmissioni radio, perché quando l'Italia entra in guerra, chiaramente anche i consolati, le ambasciate e gli attivi siriali vengono chiusi, l'Arabia Saudita, ovviamente l'Egitto, rimane solo la Turchia come gancio verso diciamo il Medio Oriente. Quindi le informazioni sono molto scarse e c'è una delirante propaganda antisemita che coinvolge chiaramente i sovietici e gli americani. E quindi sono temi, missione civilizzatrice, Roma, antisemitismo e costruzione del nemico, che sono assolutamente paralleli fra propaganda interna e propaganda esterna. Direi che l'unico tema su cui però non mi soffermo, che è la grande novità ed è ovvio, è chiaramente riferimento al mondo arabo e alla vicinanza d'Italia araba, la spada dell'Islam, la vicinanza valoriale, l'Italia presenza musulmana. Non entro perché chiaramente non ho tempo, questo è un tema che compare anche un po' nei giornali, nelle riviste italiane. C'è un tentativo anche funzionale alla propaganda estera di sostenere anche in Italia la vicinanza fra Italia e il mondo arabo, ma è molto molto limitato. Gli ultimi
minuto è sul bilancio, che non ho tempo di fare anche perché è molto complicato, però dico giusto due cose. Il primo è, in qualche modo, sposo pienamente quello che diceva Fabio prima, cioè la discrasia fra percezione e realtà, nel senso che la percezione che almeno nel 36, 7, 8 e 9 la Gran Bretagna e anche la Francia fanno è di una propaganda che funziona, una propaganda che mette a repentaglio la presenza britannica. In realtà poi questa percezione diminuisce e secondo me almeno c'è in realtà una discrasia totale fra questa percezione britannica di una propaganda che funziona e una propaganda che in realtà non funziona, non arriva laddove vorrebbe arrivare. E perché non ci arriva? Perché, come diceva in qualche modo Valeria, forse più nello scritto che non nell'orale, c'è fondamentalmente un anacronismo assoluto, c'è cioè un fuori tempo massimo, cioè l'Italia punta su una propaganda che un po' è filonazionalista. E quindi chiaramente questo porta a dei problemi evidenti. Sostegno al terrorismo arabo significa poi che in Libia chiaramente cose si muovano, ma soprattutto l'Italia si presenta come una potenza che vorrebbe sostituire la Francia e la Gran Bretagna in chiave coloniale, quando oramai è veramente finito il tempo, perché nei mandati, come in altri contesti, lasciando stare quelli più lontani, ovviamente i movimenti di liberazione stanno premendo. E quindi chiaramente non ha alcun senso presentare l'Italia come una potenza coloniale che sia da sostituire, che possa sostituirsi alla Gran Bretagna e alla Francia. Grazie. Grazie.